Oggi prepareremo un dolce di carnevale originario della Campania, ma lo faremo in una versione diversa dall'originale, perché prepareremo il migliaccio al cioccolato. E adesso cominciamo! Cominciamo col versare il latte, l'acqua, accendiamo il fornello, mettiamo il burro e lo facciamo sciogliere. Dobbiamo arrivare quasi a bollore. Mettiamo anche la buccia d'arancia e un pizzico di sale. Una volta che avremo quasi sfiorato il bollore, leviamo la buccia d'arancia. Allora, leviamo la scorza d'arancia, abbassiamo un pochino il calore e versiamo a filo il semolino, un po' per volta per non creare grumi. E adesso giriamo fino a farla addensare. Dobbiamo fare con una frusta a mano proprio per non formare i grumi. Ecco qua che si addensa perfettamente. Vedete? Ecco qua. Ora lo facciamo addensare. Spengiamo tutto e lo facciamo addensare in una ciotola capiente, in modo che si fredda prima. Ora schiacciamo per bene la ricotta. Potete usare anche un setaccio o semplicemente una forchetta. Ci mettiamo il cacao amaro e mescoliamo di nuovo. Ecco qui, la crema di ricotta e cacao è pronta. Adesso rompiamo le uova. Aggiungiamo lo zucchero e montiamo tutto. Ora il composto è bello gonfio, quindi aggiungiamo la crema al cioccolato. E la incorporiamo ben bene alle uova. Adesso mettiamo le gocce di cioccolato. A questo punto prendiamo il semolino, che ormai sarà freddo. Iniziamo a mettere il semolino un po' per volta. Lo incorporiamo per bene in modo che non ci siano grumi. Dobbiamo essere un po' energici. La dobbiamo far venire più liscia possibile. Ecco qua. Ora imburriamo uno stampo da 24 cm. Adesso versiamo il nostro migliaccio. Livelliamo bene la superficie. Ed inforniamo a 180 gradi per 55 minuti. Il migliaccio al cioccolato è pronto. Se vi è piaciuta la ricetta, come sempre, scrivetelo nei commenti. E se lo fate, mandatemi le foto. E adesso, ciao a tutti e alla prossima ricetta!